Ciao a tutti ragazzi, dopo tanto tempo siamo tornati per un video pull, quindi era davvero, ma davvero tantissimo tempo che non facevamo un video per pullare, ma ho sempre fatto live, o almeno nell'ultimo anno ho fatto solo live per pullare, quindi dopo un annetto di stacco facciamo un video pull. Prima di andare con il video pull, perché sapete benissimo che non è che io ci metto molto a pullare o mi perdo molto nelle chiacchiere, ma l'ansia prevale, quindi voglio pullare subito, voglio farla finita subito, ci tengo a ricordare che siamo quasi tutti i giorni in live su Twitch, quindi quasi tutti i giorni siamo live sulla piattaforma Viola, sul canale Viola, come stracazzo la volete chiamare, e trovate il link in descrizione. È molto importante per me se riuscite a passare e mettere un segui, in modo che nel momento in cui vado live o parte la live vi arriverà la notifica che sono in live e quindi se vi va potete passare. Logicamente il canale e le live sono più incentrate su PvP, ma ci sono i pull, ci sono le chiacchiere, ci sono i consigli e c'è un poco di tutto. Quindi se vi interessa il gioco in sé, il canale Twitch è il punto perfetto dove trovate la combinazione di tutto, dalla chiacchiera al PvP ai pull e consigli buttati a cazzo. Ora passiamo al pull, che è quello che della G-League, quindi un pull diciamo un po' inaspettato, ma entro nel banner semplicemente uno perché negli ultimi mesi ho sculato male, ho sculato tutto, quindi posso permettermi di andare sul banner della G-League. Ma andiamo sul banner della G-League per Leo. Non so perché, è un presentimento mio a pelle, che Leo sarà un giocatore, non voglio dire chiave, ma sarà un giocatore molto utile nei mesi a venire. La mia idea, e già vedendo il banner di domani mattina con Ino e Diaz, la mia idea è che Leo potrà essere un giocatore molto importante anche contro le debuff per aiutare soprattutto i sudamericani, oltre lo scudo generale, quindi oltre lo scudo generale per dare un boost maggiore ai sudamericani. Quindi secondo me sarà un giocatore molto importante da avere in panca contro le debuff. Logicamente è un pensiero, non è detto che sarà così, ma tutte le volte che mi sento qualcosa succede sempre, non c'è mai una volta che non ingarro, quindi siccome me lo sento andiamo a fare 4 multi, se poi esce prima faccia l'anima sua, tanto di guadagnare. Quindi pronti? Partenza, via, mi piace un po' il cuore buttare le prime un po' così, ma ci sta. Prima multi, il deserto del Sahara. C'è l'SSR. Robertinho è un poco brutto, non mi uscire un gacha. Ma vaffanculo. Vabbè, ottimo, ottimo. Mi serviva questo Napoleon, però. Mi serviva, vi dirò, mi serviva questo Napoleon. Mi serviva questo Napoleon. Ottimo. Non è vero, non mi serviva questo, mi serviva un altro Napoleon. Bella, 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 bel pull. Bel pull, niente da assolutamente, niente da dire. Bel pull, andiamo con la seconda multi. Chance. Tutto vuoto, lo stadio spento, la morte nel cuore. Vuota, ok. Vabbè, già ne avevo fatta una piena. Diciamo che per la teoria, per la legge dei pull, per i rate, un'altra, non o, la, o questa qua che viene o quella dopo, dovrebbe teoricamente essere piena. Quindi dovrebbero, teoricamente parlando, dovrebbero essere una vuota, una, anche se non ho visto neanche se è 3% o 5% come rate, però vabbè, lasciamo stare, non c'ho manco gli slot, sto messo malissimo, ok. Andiamo a fare queste ultime due multi, che preferirei evitare, ma non so perché, c'ho sto presentimento che Leo sarà così essenziale da dovermi calcolare per forza, e quindi stai gran cazzo. Quindi due multi, un SSR Gonzales gacha, una vuota con uno chance bellissimo vuota. Questa tre piccioni spennati, vuota anche questa. Minchia, questo banner c'è lì proprio, eh? Sì, è una favola proprio. Spettacolo.
stage in R che mi serviva. Ok, ultima multi. Ho la spacca, non mi cambia assolutamente niente a sto punto, tanto ormai siamo arrivati. Preferire che esce qualcosa, così prendo Leo e Pepe. Preferire che esce o Leo o Pepe, ma vota. Cioè, Leo e Pepe sono usciti pure tutti e due. Il problema è che non è uscito l'SSR. E vabbè, uno shaft oggi per andare meglio domani. Non fa niente. Ok, fatto quello che dovevo fare. Quindi fatto quello che dovevo fare, lasciamo perdere come è andata o come non è andata. Voglio ricordarvi di nuovo di Twitch. È molto importante, ragazzi, a chi piace il gioco in generale. Ci sono davvero delle belle live che stiamo facendo quasi tutti i giorni. Dico quasi tutti i giorni perché domani, venerdì, non sarò in grado di farla. E non so sabato gli orari come saranno, però quasi tutti i giorni facciamo le live su Twitch, faccio più con l'aiuto della chat, facciamo le live su Twitch e ne escono di cotte, di crude, di belle, brutte, di tutti i colori. Quindi, diciamo, sarebbe una cosa super gradita nel caso in cui mi va di fare un giro. Ho sgrammaticato l'italiano, non sono più abituato a chiedere cose in un video, non sono più abituato a non essere live, però ok, l'ho chiesto neanche se stai chiedendo 1000 euro, però va benissimo. Quindi per questo video shaft è tutto, ci aggiorniamo domani, perché domani mattina farò la live con il pool dedicato a quello che è il Next Dream, quindi ci si aggiorna domani con il pool del banner del Next Dream, almeno che non siano tutte merda. Per stasera è tutto e ci becchiamo domani.